Entriamo adesso in un terreno delicato come quello della terza categoria, no? Possiamo dire però che è anche il gruppo a volte che ti fa superare momenti difficili. Purtroppo momenti difficili ce ne sono stati in questo campionato l'anno scorso e quest'anno purtroppo. Assolutamente la forza, tanto nella fattispecie il ragazzo, se in un primo momento è sicuramente stato, insomma, preso dall'evento, preso dalla cosa, però nel giro di 15-20 giorni ha voluto tornare assolutamente in campo la sezione, ma penso abbia ricevuto, non sa neanche lui il numero di telefonate, dal nostro presidente nazionale che vabbè, è aretino, ma avrebbe telefonato anche se non fosse stato aretino, addirittura da colleghi. Faccio un esempio subito, il designatore della Lega Pro, Gian Noccaro, che è stato arbitro di Serie A, che è rimasto così colpito da questo ragazzo, dalla reazione soprattutto, che è riuscito a mantenere i nervi estremamente saldi in quell'occasione lì, che è stato un video che oltre ad essere diventato virale in quel senso, è diventato virale anche all'interno dell'AIA per una sorta di, ahimè, norme, tra virgolette, comportamentali in caso di aggressione. Quindi la forza del gruppo, la vicinanza della sezione per lui è stata sicuramente importante. Ahimè, sono episodi che non dovrebbero capitare, che purtroppo talvolta ci vedono in terza categoria, ma la stessa difficoltà la troviamo a volte nel campionato juniores, perché il fattore età di chi arbitra con l'età di chi Esatto. gioca è sproporzionato in favore dei secondi. E